sopra il luogo del presidente della regione toscana Enrico Rossi nel Senese per fare il punto sulle opere di manutenzione dei corsi d'acqua contro il rischio di alluvioni ed esondazioni insieme all'assessore all'ambiente Federica Fratoni e ai rappresentanti dei consorzi di bonifica Toscana Sud e Medio Valdarno. Prima tappa del tour nella zona di Buonconvento dove dopo la messa in sicurezza dell'abitato è in corso tra le altre opere la manutenzione dell'ombrone da parte del consorzio di bonifica Toscana Sud. Ad aprile sono finiti anche i lavori per il ponte Bailey sul fiume Paglia, quindi tappa a Taverne d'Arbia e Arbia dove tra gli interventi rientrano la cassa di laminazione, le arginature di contenimento dei livelli di piena e la manutenzione ordinaria lungo il torrente Arbia. In tutta questa zona, sull'ombrone grossetano, qui nel Senese, e sull'Arbia e poi anche su altri torrenti minori, è un intervento di 6 milioni e mezzo che si concluderà l'anno prossimo, con l'appalto anche di altri lavori che avverrà entro quest'anno. Altra tappa del tour alla cassa di espansione di Santa Giulia a Monteriggioni, tra le opere previste dall'autorità di bacino che con i suoi 61 ettari serve alla sicurezza del fiume Elsa e alla laminazione delle piane dell'Arno, con benefici anche a valle tra Poggi Bonsi e Certaldo. Si tratta del primo lotto di una cassa di laminazione più ampia da 3.300.000 euro pronta nel 2018, opere che per l'assessore Fratoni sono il frutto di riassetto di competenze impostato dalla regione a partire da quelle dei consorzi. La riorganizzazione dei consorzi che sono passati a 6 sono molto più strutturati, dotati di risorse e quindi quando diciamo più forze con strumenti condividono l'obiettivo che è quello della manutenzione del territorio e della messa in sicurezza è chiaro che poi i risultati si vedono. Entro l'anno saranno appaltati altri lavori per garantire la sicurezza a zone che negli ultimi anni sono state interessate da eventi alluvionali, ma a questi si deve aggiungere la manutenzione costante per evitare di essere colti di sorpresa. La prevenzione viene fatta prima che accadano gli eventi e come dimostra questa stagione viene fatta anche in stagioni dove c'è secco, dove di acqua ce n'è poca. Se non lavoriamo adesso possiamo pentircene dopo e visto la continuità di investimenti, la regione toscana sta andando ai consorzi, visto l'aumento dell'estensione del tributo di bonifica, credo che si stia scrivendo una pagina storica nella difesa idraulica di questa regione. Tra gli interventi in corso per la sicurezza idrogeologica ci sono anche quelli sul fiume Elsa e sui suoi affluenti a Certaldo e Poggi Bonsi finanziati dalla regione con 350.000 euro.